C'era una volta una fattoria. In questa fattoria vivevano un gran numero di animali. Cani, gatti, mucche, cavalli, asinelli, galline con i loro pulcini, oche, conigli, maialini, pecore, anatre, caprette e persino un pavone di nome Vanni, che faceva la ruota ogni volta che veniva alla luce un altro pulcino o un altro vitello o un altro puledrino o un altro coniglietto. Insomma, ogni qualvolta che una nuova vita dava nuova allegria a quello che già di per sé era un luogo pieno di vita e di allegria. Tutti gli animali della fattoria erano curati con grande amore e con grande attenzione da Gaspare il fattore e da sua moglie Vilma, che si alzavano ogni mattina alle 5, quando Pedro, il gallo, ricordava loro che un bel po' di amici, sì, loro li chiamavano così, li stavano aspettando per dare il via alla solita intensa giornata, tanto faticosa ma anche tanto allegra. E come sempre, ricca di tutte quelle situazioni curiose e imprevedibili che solo gli animali sono in grado di offrire. La prima cosa che Gaspare faceva, dopo aver bevuto il latte appena munto da Geraldina, la sua mucca prediletta, era di arare il terreno dove coltivava, oltre al grano che gli serviva per il pane, insalata, pomodori e tanti altri ortaggi da fare invidia anche a Paride, il fattore suo vicino, che pure aveva un gran bel terreno pieno zeppo di ortaggi ben coltivati. Al centro del terreno Gaspare aveva sistemato un omino impagliato, tenuto su da due assi di legno incrociati, con un buffo cappello a tesa larga, una scopa in mano e una bocca fatta con due pezzi di stoffa rossa. Gli occhi erano due piccole fette di zucchine incollate al di sopra del naso, una grande carota che Vilma sostituiva ogni fine settimana. Per Gaspare e Vilma quell'omino impagliato era soltanto lo spaventapasseri, ma loro non sapevano e non potevano sapere che quello che per loro era soltanto lo spaventapasseri, per tutti gli animali della fattoria era Jimmy. Jimmy aveva sempre una parola buona per tutti, anche durante quei brutti giorni in cui subiva il terribile attacco dei corvi, che piombavano come pioggia nera dal cielo e puntavano dritto su di lui, beccandolo con inaudita ferocia in ogni parte del corpo e procurandogli ferite dappertutto, ferite che nessuno si preoccupava di curargli, perché Jimmy non era tipo da lamentarsi. Neppure quando era evidente che il suo volto, il suo petto, le sue mani, i suoi piedi erano praticamente ridotti a brandelli e il suo corpo sembrava lì lì per cadere su quel terreno che lui sorvegliava con tanta premura. C'era però uno stormo di colombe bianche che chissà per quale motivo di tanto in tanto volava sopra il terreno di Gaspare. Durante il passaggio, le colombe si avvicinavano con infinita dolcezza al corpo martoriato di Jimmy e, carezzandolo con dei delicatissimi colpi di becco, lo rimettevano diritto nella sua posizione naturale. Le colombe erano le sole che riuscivano ad aiutare Jimmy in qualche maniera, dato che gli altri animali, che pur avrebbero tanto voluto, non potevano in alcun modo avvicinarsi al terreno, perché Gaspare e Vilma glielo avrebbero di sicuro impedito, nel timore che potessero rovinare il raccolto. Succedeva perciò che per molti giorni, fino a quando cioè le colombe non fossero passate di là, Jimmy restava chino su se stesso, sofferente, abbandonato e costretto a sopportare le ulteriori beccate di quei dannati corvi che sembrava proprio non volessero lasciarlo in pace. Jimmy però non amava lamentarsi e soprattutto non amava mai perdersi d'animo, e a tutti gli amici animali che ogni mattina passavano vicino al terreno rivolgeva sempre una buona parola perché affrontassero più sereni il nuovo giorno. Ciao Nelly, diceva. Buona giornata. Nelly era una mucca ed era la più anziana di tutti. Era lei che ogni mattina all'alba accompagnava al pascolo tutte le altre mucche, le pecore, i cavalli, in quella che era ormai diventata una grande festa sull'erba, dove Teddy, il cane pastore che faceva loro da guardia, sembrava il direttore d'orchestra di una bellissima sinfonia.